buongiorno a tutti. Penso che sia stato detto tutto riguardo all'importanza di essere qui oggi, al prestigio che dà alla nostra squadra e alla possibilità che dà di affrontare il prossimo campionato in maniera competitiva. È importante avere a questo tavolo componenti dell'amministrazione pubblica che diano appoggio e sostegno a questa realtà. Il Presidente ha già spiegato come sia difficile in questo momento reperire sostanze, reperire possibilità di costruire con serenità una stagione e un futuro. Anche in considerazione di questo è stata fatta la programmazione per la prossima stagione. È stato adeguato in base alla costruzione della squadra, in base a quelle che sono le situazioni economiche attuali. Il Presidente l'ha già detto, l'indirizzo è quello di puntare sui giovani, molti giovani sono arrivati, molti giovani di prospetto, molti giovani già con un curriculum importante, altri ne arriveranno, soprattutto molti giovani sono stati inseriti nella rosa della prima squadra provenienti dalle categorie giovanili. E questo è un messaggio importante perché è segno di un lavoro che la società sta portando avanti da anni e credo che sia il risultato di un lavoro portato avanti negli ultimi anni da Gianni Misteri, da Luigi Torretti quando era all'interno della società e da tutta la società. Tanti giocatori sono partiti, è vero, tanti altri sono arrivati. Ringraziamo chi è andato via, chi è stato con noi l'anno scorso, per tutto quello che ha dato. Pensiamo che i nuovi giocatori, senza scendere in particolare i singoli nomi, possono dare tanto a questa squadra. È stato rinnovato lo staff, lo spirito quest'anno è completamente diverso, ci vuole una direzione unica che sia improntata a comunque creare un gruppo forte che vada nella stessa direzione per ottenere il miglior risultato possibile. Adesso parlare di risultato sportivo in questo momento forse è anche limitante. Come diceva Tommaso, i giovani sono affiancati da ragazzi di esperienza, che non solo sono vecchietti terribili come sono stati l'anno scorso, ma hanno anche quella voglia di dare alla società che li coinvolge in attività che sono extra sportive o comunque non legate esclusivamente alla loro singola stazione sportiva. Diceva bene prima l'avvocato Salvalario, alcuni di questi verranno coinvolti direttamente per le attività giovanili, ma non su richiesta della società, ma su espressa volontà loro. Sono stati loro che hanno detto vorremmo essere coinvolti in questa cosa, abbiamo un piacere di farlo. Per noi questa è una cosa importantissima. Il nuovo allenatore, capo allenatore, oggi non può essere qui perché ha degli impegni di lavoro, ma porta il suo saluto. E proprio il ridimensionamento a livello economico che la società ha subito porta a dover riconsiderare un attimo quelli che sono le priorità della vita, anche per questi ragazzi. La società ha organizzato gli impegni sportivi in modo tale da consentire a queste persone di poter continuare le proprie attività di lavoro compatibilmente e soprattutto di studio per i più giovani. È importante che il rugby torni ad essere, come era la pallanuoto credo fino a qualche anno fa, uno sport che dia ma che consenta di essere uomini a 360 gradi, consenta di vivere una vita completa, completa di studio, di lavoro e di vita sociale, con un impegno che è importante, perché resta un impegno prioritario, maggioritario, ma che consenta comunque alle persone di sentirsi realizzate a 360 gradi. Questo è l'indirizzo che la società ha preso da quest'anno, sia per una volontà propria, sia perché costretta dall'evolversi della situazione rugbyistica italiana, che diceva l'assessore non è chiara a lui, ma non è chiara nemmeno a noi. Per cui in questo momento non può che essere... Altrimenti, diceva bene Gianluca, la prima partita sarà contro Rovigo, dove abbiamo finito cominciamo. Io sono fiducioso, mi aspetto una bella partita.